richieste di informazioni eccessive. Potete accedervi e avere a disposizione un testo libero nel quale provare a raccontare brevemente l'esigenza e a manifestare l'interesse, selezionando evidentemente il dominio di riferimento a cui si fa riferimento. La procedura, diciamo, di iscrizione al catalogo è un tantino più formale, perché, come ci siamo detti, poiché gli attori che popoleranno questo catalogo saranno poi i partner, diciamo, o i fornitori delle imprese, nei confronti delle imprese nei progetti di sperimentazione, è evidente che ad una fase di abilitazione seguirà poi un form che il sistema genera automaticamente, che dovrà essere firmato in maniera olografa o con firma elettronica e spedito insieme alla fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante all'indirizzo di PEC che è stato pubblicato e che trovate nell'avviso pubblico. Questo perché, insomma, è opportuno che alle imprese, comunque, diciamo, nella classificazione, nell'identificazione di questo catalogo, siano messe a disposizione delle informazioni che siano veritiere o che siano supportate da una formalizzazione da parte del legale rappresentante. Per quanto riguarda le informazioni, diciamo, tutto ciò che è legato al tema della procedura telematica, il bando, gli avvisi pubblici, lo trovate su questo link, su questo portale di Sistema Puglia. Tutto ciò invece che riguarda un po' la parte informativa, ma breve, anche un blog, una sezione di interazione, newsletter e così via, possono viceversa essere raccolte visionate, insomma, messe, sono a disposizione su questo link appositamente creato per il progetto Living Labs. I due portali, i due siti si parlano tra di loro, quindi diciamo che se siete da una parte potete accedere all'altra e viceversa, quindi non dovreste perdervi, nel senso che le informazioni sono tante, però sono state organizzate in modo tale che possano essere, diciamo, fruite in maniera dignitosa, diciamo, senza perdervi sì, all'interno. Io avrei terminato, non so se ho abusato della vostra pazienza, però ho provato, come dire, a dipingere un po' il quadro su cui ci stiamo muovendo, a introdurre il framework generale. A questo punto, diciamo, noi, come si diceva prima, siamo disponibili certamente adesso, a partire da subito, per delle vostre domande, curiosità o interessi specifici, ma anche ad approfondire eventualmente o a renderci, diciamo, tramite verso soggetti che volessero conoscere qualche dettaglio, volessero comprendere anche le strategie o delle idee che magari non sono emerse o che non emergono in questa prima fase. Vi ringrazio. Mi hanno dato anche un microfono qui, insomma, se ci sono domande noi siamo assolutamente disponibili per commenti, considerazioni, insomma, non... Allora, i laboratori si registrano nel catalogo partner, certamente sì, perché sono soggetti che possono partecipare alla seconda fase. Si registrano, diciamo, voi troverete nel sito vari punti di accesso, se siete un soggetto socio-economico, se siete un laboratorio di ricerca, c'è un percorso specifico e quindi le informazioni che andrete a inserire sono personalizzate e differenti. Però sì, certamente sì, i laboratori di ricerca si iscrivono al catalogo partner. Qualche altra domanda? Sì. Sì. Dunque, è una domanda che ricorre anche tra le informazioni che ci vengono richieste sul sito e la risposta è questa.
Nel modello noi abbiamo previsto che sia il laboratorio di ricerca il soggetto che effettivamente poi partecipa alle attività di sperimentazione e che quindi, diciamo, si faccia interprete delle esigenze, della validazione dei risultati eventualmente o comunque delle soluzioni proposte dalle imprese. Però il laboratorio di ricerca che afferisce all'università è evidente che non ha una sua natura giuridica. E quindi se da un punto di vista di inserimento dei dati o di richiesta di abilitazione il lavoro può essere fatto dal responsabile del laboratorio, no? Perché io vi facevo vedere che nella iscrizione al catalogo c'è una parte che questo link, non so se si legge, però è un link che richiede l'abilitazione e poi un link per l'inserimento del profilo. Tutta questa parte qui può essere fatta dal responsabile del laboratorio, anche la richiesta di abilitazione. Al termine di questa procedura il sistema genera un modulo di autocertificazione che deve essere firmato dal legale rappresentante, in questo caso dal rettore. Quindi le soluzioni sono che o il rettore può firmare ogni singola richiesta di abilitazione o si possono anche trovare dei meccanismi per, come dire, mettere a disposizione una firma, una validazione della partecipazione da parte dell'università che venga poi uploadata sul sistema. Però diciamo che il RUP, il responsabile unico del procedimento, si aspetta da ogni laboratorio che decide di iscriversi al catalogo una PEC, una mail, nella quale ci sia il modulo firmato dal legale rappresentante. Forse do priorità alla signora dottoressa. Sì. Allora, noi come non so se avete avuto modo di dare un'occhiata all'avviso pubblico, abbiamo indicato come tempi 2 mesi per quanto riguarda la mappatura dei fabbisogni, 2 momenti, scusate, di analisi della raccolta dei dati che ci aspettiamo provengano da questa fase, 2 momenti, uno dopo 2 mesi dall'uscita del primo avviso pubblico e un'altra dopo 7 mesi. È evidente che queste informazioni le trovate sull'avviso pubblico, se provate, come dire, a leggerlo in tutte le sue parti ci sono. È evidente che sono indicativi, infatti sono 2 momenti di analisi stimati dopo 2 mesi e dopo 7 mesi. È chiaro che il percorso lo stiamo costruendo insieme. Questa diciamo specificità verrà affrontata e l'identificazione precisa del momento in cui verrà fatta questa analisi sarà anche funzionale al numero di richieste o comunque alla quantità e al tipo di popolazione che il database avrà. Certamente, diciamo, è importante come dire, non disperdersi nei tempi, perché mi rendo conto che spesso quando non c'è una deadline precisa ci si attarda nel fornire le informazioni o nel approcciarsi al bando. La cosa importante, qui il focus che forse è opportuno cogliere, è che la fase di analisi dei fabbisogni sarà certamente importante e propedeutica al lancio dell'avviso 2, cioè il secondo avviso dovrà certamente contenere i risultati della mappatura dei fabbisogni, almeno una prima fotografia, un momento di analisi di ciò che è stata la raccolta e l'inserimento di queste informazioni. Forse c'era, io mi permetto di fare un po' il moderatore, c'era qualcuno di... Mm-hmm. Sì, dunque io devo dire la verità, ho preparato una slide, non so se è sfuggita oppure, dove mettevo in luce, sì, forse è saltata. Mettevo in luce quali sono le azioni
le attività che i Living Labs o comunque chi si approccia a chi si approccia a presentare un progetto di sperimentazione dovrà poi dovrà poi su cui dovrà poi impegnarsi. Queste attività sono, ve le leggo, sono attività, e quindi su queste verteranno poi i criteri e sarà costruita una griglia di valutazione e di analisi dei progetti. Le attività, diciamo, che saranno chiamati a svolgere i Living Lab sono analisi e comprensione dell'utenza finale attraverso specifiche fasi di coprogettazione, quindi anche raccontarci come loro intendono coinvolgere l'utenza finale. La definizione delle interazioni tra tutti i soggetti che io come impresa decido di inserire nel partenariato, cioè che cosa fa il laboratorio, di che cosa si occupa l'utente, qual è la soluzione che propone l'impresa, insomma una descrizione e una classificazione di tutte le azioni relative all'interazione dei soggetti. Abbiamo detto che il Living Lab è un ecosistema che si basa sul networking, sull'interazione, no? Verrà chiesto anche di spiegare o di capire come voi pensate di coinvolgervi. Ci sarà una fase di prototipazione e di personalizzazione delle soluzioni, quindi ci sarà anche una valutazione sul prototipo, quindi sulla soluzione da sperimentare con gli utenti finali. Poi è prevista una sicuramente anche un tipo di valutazione su quelle che sono le tecnologie o le applicazioni sulle quali queste tecnologie vengono utilizzate. Un altro criterio, comunque un altro ambito nel quale vi verrà chiesto di dettagliare e definire il vostro progetto di sperimentazione è quello della identificazione di un demo lab pubblico. Quindi la modalità di sperimentazione non è la fornitura di un software e una presentazione PowerPoint di quello che è stato fatto, ma è l'organizzazione di un vero e proprio momento di condivisione di questi risultati, che a quel punto non sono il coinvolgimento in quel momento dell'utenza finale, ma sono il risultato di un coinvolgimento duraturo. Vi dicevo che i costi dei mesi uomo, delle persone uomo dell'associazione che devono partecipare a tutta l'attività sono spesati sul progetto, quindi diciamo che l'associazione riceverà, come dire, il beneficio di partecipare al progetto perché metterà a disposizione del personale, metterà a disposizione delle risorse, quindi diciamo che il coinvolgimento è un coinvolgimento di tipo reale, non è un coinvolgimento, diciamo, indicativo. E poi l'altro aspetto su cui diciamo è previsto un'analisi, vedremo poi di che natura e di che tipo, anche sulla modalità di sfruttamento e dei ritorni economici che l'impresa pensa o ha in mente di veicolare con questo, di realizzare con questo progetto. Evidentemente non si parlerà di un vero e proprio business plan, però diciamo capire perché l'impresa si cimenta in un'esperienza di questo tipo e quali sono i ritorni che lei ritiene utili da un punto di vista economico e finanziario è sicuramente un criterio di valutazione dell'approccio che l'impresa ha voluto dare. È chiaro che l'ecosistema che si sta costruendo di per sé è già un vantaggio per l'impresa. Cioè avere a disposizione un ambito nel quale io posso trovare un'esigenza, un tematismo specifico, un utente, una pubblica amministrazione che è anche disposta a fare sperimentazione su quello, avere dei fondi che io posso utilizzare per poter spesare anche attività di questo tipo è già un notevole vantaggio per l'impresa. È evidente che a questo vantaggio corrisponde anche la sua parte di cofinanziamento, perché è evidente che in regime di aiuti, seguendo appunto le indicazioni della Commissione, esistono delle percentuali di cofinanziamento da parte dell'impresa. Però al di là di questo, che può essere certamente un importante
criterio di interpretazione del vantaggio che ha l'impresa da parte di chi poi valuterà il tutto, non basta sapere che l'impresa comunque è interessata perché le si crea un mercato potenziale, è importante anche capire se l'impresa ha delle idee chiare su quello che lei sta portando avanti e su quello che intende proporre. Prego. Allora, provo a rispondere alla lista di domande. Per quanto riguarda la parte del partenariato, no? Almeno, quello almeno si riferisce al numero di soggetti, nel senso che la tipologia è quella. I soggetti che noi abbiamo identificato nel modello sono gli utenti finali, come li ha declinati giustamente, correttamente, il laboratorio di ricerca e le imprese, diciamo, questi sono i soggetti. Forse, e quindi diciamo che possono essere, diciamo, uno di ognuno di questi o anche di più, io posso coinvolgere due comuni, tre comuni, cinque comuni, posso coinvolgere anche più associazioni, insomma. Diciamo, io posso anche sostanziare magari il valore aggiunto del mio progetto perché decido che il progetto di sperimentazione coinvolge, piuttosto che 10 utenti, ne coinvolge 200, insomma, quindi magari può anche essere un fattore qualificante. Io proverei a porre l'accento, giusto come appendice a questo, mi dà lo spunto per farlo, sul fatto che nel